Buongiorno e benvenuti a TG Poker, speciale Poker Champions League. Oggi scopriremo chi saranno i giocatori ad arrivare agli ottavi di finale di questa prima PCL. Questa serie di gioco arrivano agli ottavi di finale poco meno di una trentina di giocatori che andranno oggi a confrontarsi con i players iscritti invece direttamente. Tra i giocatori arrivati oggi ricordiamo tra gli altri Gaetano Dontano Prete, neo pro del team di People's Poker, poi abbiamo Francesca Pacini con Giorgio Silvestrina, rappresentanti del team Rumbet, Alessandro Meroni, Full Aces Poker, Luca Cainelli, Giuliana Celestini, Scommesse Italia, Paolo Della Penna e tanti altri. Oggi si giocherà un torneo No Limit Texas Hold'em frizzato normalissimo, e questo fin quando non si rimarrà in 40 players. A quel punto, che saranno i quarti di finale, ricomincerà la modalità League, quindi Shootout, Double or Nothing, e da questo momento in avanti appunto saranno un torneo che si giocherà tavolo per tavolo. Abbiamo incontrato uno dei giocatori che ha approdato a questo importante traguardo dei quarti di finale. Sentiamo cosa ci ha raccontato. È con noi Giorgio Silvestrin, giocatore del team pro di Rumbet, presente agli ottavi di finale di questa Poker Champions League insieme alla tua compagna di squadra Francesca Pacini. E qua è scoppiata la bolla dei 40, siamo ai quarti. Sì, siamo approdati ai quarti di finale per questa nuova struttura, che è interessante perché è nuova soprattutto, e adesso vediamo di giocarci. Quarti alle 8:30, ci avete mandato a cena alle 7, che è un po' prestino. È un po' prestino, però è molto atletico, no? Quindi la cena alle 19, in modo che digerite, andate a letto col pancino vuoto, non fate brutti sogni. Sì, questo è vero. Adesso no, più che altro abbiamo questa pausa di un'ora, dopodiché vedremo giocarci questi quarti di finale con questa modalità shootout, se ho capito bene, che quindi sarà un modo nuovo di approcciare a un torneo che per me è una modalità abbastanza sconosciuta, quindi proveremo questa nuova esperienza. Perché i giocatori che come te, Francesca, sono entrati direttamente agli ottavi di finale, quindi pagando il buy-in più elevato da 1100 euro, avete giocato un torneo hold'em normale, quindi un frizzato non limito hold'em fino a questo momento, ed adesso invece si comincia con la formula shootout, che è quella che sarà giocata invece negli step di qualificazione. Quindi adesso ogni tavolo andranno avanti il 50% dei player, quindi si giocherà modello sit and go, ogni tavolo a sé stante. Sì, diciamo che ci sarà l'abilità di cambiare modalità di gioco a seconda anche di chi ci si trova al tavolo, perché ho visto che avete bilanciato le fiche, quindi tecnicamente la struttura diventa interessante. Adesso sarà più da sfruttare la strategia che non il gioco singolo. A questo riguardo, Giorgio, visto che tu sei un giocatore che sei un professionista da anni e sei un giocatore attento molto alla tecnica, che tipo di approccio c'è in un torneo di questo tipo, appunto, in cui si gioca tavolo per tavolo, in un torneo dove sono i tavoli bilanciati dal punto di vista dei chip in gioco? Cioè, tu hai una, seguire una strategia, ne hai una in particolare? Beh, diciamo che non è facilissimo rispondere a questo, perché i tavoli appunto sono diversi, quindi ci saranno player che adottano alcune strategie e altri player che ne adottano altri. E vedendo il field dei giocatori, penso che qualcuno capirà effettivamente che bisognerà giocare in una modalità diversa, quindi preoccuparsi di passare in 5 per tavolo sono tanti, quindi diciamo che gli showdown sono abbastanza più complessi, più difficili, non è tanto importante accumulare tante chip quanto eliminare degli avversari. E mentre altri giocatori ho paura che giocheranno sulla modalità tradizionale di torneo, per cui si giocheranno il colpo indipendentemente dal guardare o meno la situazione degli altri tavoli. E sarà interessante vedere una formula nuova. Devo dire la verità che mi sono iscritto a questo torneo per vedere questa nuova formula, che grazie a voi ha preso piede, per cui vediamo dopo i successi, li vedremo in seguito. Esattamente. Giorgio, ti ringrazio, ti lascio andare alla tua cena un po', diciamo, in anticipo, però arrivederci più tardi. Ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Oggi il torneo procederà fino al raggiungimento della semifinale, quindi fino a quando non rimarranno 20 giocatori, e poi si arriverà domani, dove ci saranno finali e finalmente il vincitore, scopriremo chi sarà colui che alzerà al cielo la coppa della Poker Champions League. Da Nova Gorica per oggi è tutto, arrivederci a domani con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.